Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. C'ho il microfono messo in culo, ma va bene così. Siamo tornati su un nuovo video per i nostri tablet, per i nostri dispositivi Android e tutto quello che vi pare. Trovate il link in descrizione per giocare a questo gioco gratuitamente, mi raccomando. Signori, devo essere sincero, questo è un gioco rivelazione per me. Adesso non fate caso al mio mondo, che praticamente per farvi vedere sto video ho dovuto shoppare e tutto quanto, quindi stiamo a una fase molto avanzata di questo gioco. Ed eccoci qua ragazzi, il mio villaggio. Vi ripeto, questo è un villaggio per farvi vedere questo gioco. Ragazzi, io non voglio esagerare, cioè non voglio sbagliarmi, ma questo gioco assomiglia, e mi direte voi se ho ragione o torto sotto qui nei commenti, a Clash of Clans. Ci assomiglia un po', inutile dirlo, ma io non ci ho mai giocato a quel gioco, ma secondo me questo ha delle parti di quel gioco là, ma è più carino. Ora vi spiego il perché, mi raccomando, ditemi se sbaglio, non insultate, non fa. Spiegatemi perché, però prima giocate a questo gioco e poi vi prometto che io giocherò anche all'altro. Promesso, 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 promesso. Questa è la è il nostro villaggio. Questo è il nostro villaggio. Come vedete si possono trovare delle casse per terra. Qui, vedete qua sto zoomando, ci sono le nostre difese, tra cui fosse di petrolio, arcieri, ci sono i cannoni. Queste sono tutte difese che ci permetteranno di resistere a degli attacchi nemici, appunto, in PvP. Possiamo creare le nostre carte magiche qua dal fabbricante di carte. Per esempio, noi diciamo, guarda, con 900 euro, tra virgolette, monete d'oro, puoi farmi fabbricarmi tre carte che potrò utilizzare nelle lotte, nelle sfide, nelle battaglie. O se no abbiamo due polveri magiche che ci fanno una carta di quelle ignorante. Io in questo caso ho fatto una carta ignorantella. Con 8 diamanti potremmo velocizzare tutto. Li spreco, vi faccio vedere. Mi tocca pure comprare altro posto, va bene, a posto. Come vedete sopra ho 32 carte e sono davvero davvero tante. Abbiamo la forgia per potenziare tutte le nostre unità, d'accordo? Possiamo anche ritirare i premi, che intanto mi prendo i diamanti. Ah, ok, potevo avete capito? Potevo scegliere fra quelli premi. Questo non l'ho mai fatto, devo essere sincero. Ma buono a sapersi. Queste sono le nostre unità. Abbiamo i cavalieri, abbiamo i giganti, abbiamo gli arcieri. Questi non ho mai capito bene a che cacchio servono. Abbiamo i cavalli. E beh, insomma, abbiamo un po', un bel po' di roba da fare. In più, aspettate che qua c'è una cassa con due bei diamantelli. Abbiamo anche questo, dove è il custode di carte, dove ci fa vedere tutte le nostre carte. E vedete sotto abbiamo gli slot. Madonna, quante ne ho di queste qua. Posso mettermi anche questa qua che mi fa danno ad aria. Ragazzi, è un gioco molto particolare. Anzi, io sono sincero, vorrei portarvi una serie. Vi vorrei portare una serie su questo gioco, o una serie di video, magari. Se vedo che arriviamo a tanti like, che ne so, a me farebbe piacere arrivare a 30.000 like sotto questo video. Se volete altri video, ma con un villaggio nuovo, proprio vi faccio vedere il tutorial, tutto quello che volete. È una promessa, se arriviamo ve la faccio. E oh, aspetta, aspetta, aspetta. Ok. Ed è bello ragazzi, perché c'è da prendere le risorse. Vedete, c'è il legno, che in questo momento non ce l'ho, però vedete, ho fatto la segheria, ho 5500 di legno. Adesso per farvi vedere, la segheria possiamo anche aumentarla di appunto di livello, ma ci vogliono 10.000 di legno e 1.000 di roccia. 1.000 di roccia ce l'abbiamo, ma non abbiamo il restante. E devo dire che la grafica è totalmente, cioè è molto piacevole. Vedete, io questo gioco ve lo sto raccontando così bene perché ci ho giocato tanto, e sto gioco non è uscito da tanto. Ci abbiamo anche l'avamposto, che già che ci sto, io 21 me li spendo. Perché l'avamposto a cosa serve? Serve per difendere il nostro regno. Facendo cosa? Rilasciando questi soldati che vedete intorno a forte. Prima di farvi vedere altre cose, vi vorrei portare in battaglia. Vi vorrei portare in battaglia perché, allora, come di consueto in questi giochi, c'è il mondo PvP, dove vedete questi sono tutte persone reali. Vedete per esempio livello 75, livello 84. Vi fanno scontrare i
personaggi PvP, cioè gli altri giocatori, in base al vostro livello. Ovviamente qui ci stanno anche i livelli incredibili, ci sono delle sfide. In più abbiamo anche la campagna, che queste campagne a me piacciono davvero tanto, anche perché comunque hanno una storia dietro. Io non ho mai esplorato, sono sincero, non credo che serva molto. Più che altro attacchiamo, poi abbiamo anche il nostro eroe che possiamo far potenziare e che è un'unità davvero davvero importante per il nostro casato, tra virgolette. Mi piace usare questi termini molto medievali, fighissimo. Per il nostro impero è molto molto importante. Aspettate che mi riconnetto ai server un po', se riusciamo ad entrare. Poi i caricamenti sono fighissimi. Per esempio io amo il caricamento così, a me piace tantissimo. Come vedete abbiamo l'obiettivo di distruggere il forte. Noi partiamo con le nostre unità da una posizione, e vedete il nostro obiettivo è sempre forte. Come vedete queste sono tutte risorse importantissime, molto importanti, che però dobbiamo capire bene dove mandare le nostre truppe. Una cosa che possiamo vedere in alto a sinistra, ci sono i cosciotti. Prendendo più cosciotti possiamo chiedere dei mercenari in rinforzo. Allora vediamo un po', le truppe che preferisco io sono queste qua. Mando lui a prendere più colpi possibile. E come vedete, ok, abbiamo cominciato la battaglia, ragazzi. Vedete, a sinistra aumentano i cosciotti. E qua abbiamo preso un altro mercenario, d'accordo? È molto, cioè, è figo, ragazzi, è figo. E finché non distruggono tutto quello che vogliono loro, non li puoi più controllare. L'unico che puoi ricontrollare, appunto, è il nostro eroe. È l'unica persona che possiamo ricontrollare. Ovviamente è molto facile adesso perché il nostro livello di forza a confronto al livello di campagna ovviamente è molto squilibrato, ma io ve lo voglio far vedere così questo video. Ovviamente vi ripeto, tanto tranquilli, ci facciamo un'altra partitella perché magari questa è stata molto veloce, ed è questo il bello di questo gioco, che le partite sono veloci. La parte PvP è veloce, ma ovviamente la parte di accumulo risorse e accumulo e espansione del nostro impero è più lunga. È un gestionale, tra virgolette. Tanto, dato che siamo ritornati, ci prendiamo un po' di risorse che non fanno mai male. In più abbiamo un premio, ovviamente ci stanno i premi che aiutano davvero davvero tanto. Poi ovviamente questa è la fase costruzione che prima non vi ho fatto vedere. Per esempio noi possiamo trascinare, mettere un nuovo mortaio, uso i diamanti così almeno lo possiamo potenziare, e vedete con il legno possiamo aumentare la sua potenza. Ovviamente ci abbiamo ancora le torri degli arcieri che io quasi quasi... Ok, non capisco perché non le... Ah no, non le potevo mettere perché la costruzione è solamente una cosa alla volta, di costruzione parlo, E quindi qua ci sta, quindi ci bisogna stare dietro, è inutile. I giochi seri, tra virgolette, sono fatti così. Vai, missione 7, attacchiamo ovviamente le campagne. Per attaccarle, cioè attaccare a livello di campagna, costa molto di meno che attaccare un nemico multiplayer, intendo. Ed eccoci qua, siamo Ciccio Game contro Regina Norra a livello 6, noi siamo a livello 45. Lo capite da soli che praticamente non va. Ok, qua vedete mano a mano aumenta sempre di più. Addirittura qua abbiamo due forti e abbiamo anche quello che abbiamo messo noi nella nostra città per difenderci. Allora, vi faccio vedere l'utilizzo di una magia, tra virgolette. Quindi mandiamo i cavalli qua, questi qua, questo qui, questo posso mandarlo qua. Voglio dividere un po' le mie unità, faccio così. Ok, vi faccio vedere un po' tutte le magie, vedete? E sono fighe, ragazzi, sono fighe, 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 fighe. Mamma mia, le botte, le botte. E vedete, praticamente loro attaccano poi automaticamente tutto quello che vogliono, mamma mia. C'è l'eroe che è overpower, ragazzi, poi l'ho potenziato, è qualcosa di impossibile, mamma mia. Che poi abbiamo pure un sacco di cosciotti. E mi sembra che i cosciotti si possano accumulare, ma non ne sono sicuro. Non ci ho fatto caso. Questa è proprio una cosa a cui io non ci ho fatto caso. Comunque, signori,
Ripeto, 30.000 like, vi posso portare una serie di questo gioco qua, bella, costruita insieme a voi. Poi ovviamente vi posso dire anche il mio nickname, vediamo se si può fare una cosa tutti insieme, questo mi devo informare. Se il video vi è piaciuto, pollicione in su, commentate, condividete. Vi ricordo che questo gioco è disponibile gratuitamente su tutti i vostri dispositivi. Signori, se non siete iscritti, iscrivetevi. Al prossimo appuntamento col vostro Instagram 89. Ciao ciao.